Le pensioni infiammano il vecchio continente, giorni di proteste in Francia con milioni di persone in piazza insieme ai sindacati. Sotto accusa il piano Macron e il passaggio dell'età pensionabile da 62 a 64 anni, una situazione anomala rispetto al resto dell'Europa. In Svezia è possibile andare via a 61 anni, mentre in Spagna, Belgio, Ungheria l'età si alza a 65 anni. In Germania ci si avvicina ai 66 anni, in Italia e Grecia si arriva a 67 anni. In Italia l'obiettivo del governo è di una riforma previdenziale di lunga durata dopo gli incontri e un confronto con i sindacati. Abbiamo presentato precise proposte al governo, una flessibilità d'accesso alla pensione intorno a 62 anni, pensare oggi alle future pensioni di giovani con una pensione di garanzia e riproporre opzione donna nelle versioni originali. Finora il governo non ci ha dato nessuna risposta, noi proseguiremo nella mobilitazione. Attualmente in Italia oltre 67 anni d'età ci sono altri percorsi per andare in pensione. È stato prorogato di un anno l'APE sociale, cioè la possibilità di andare via dal lavoro con 63 anni d'età, ma avendo alcuni requisiti: essere disoccupati di lunga durata o assistere una persona di famiglia da tempo o avere una significativa invalidità civile o svolgere lavori gravosi. L'altra strada è quota 103, cioè 62 anni d'età e 41 anni di contributi. Novità anche per l'opzione donna, ora possibile con 60 anni e 35 anni di contributi, con uno sconto per le donne con uno o due figli. Proprio negli ultimi giorni trapelano indiscrezioni sulla volontà del governo di modificare questi paletti e venire incontro alle donne con l'abbassamento dell'età standard da 60 a 59 anni e addirittura 58 anni per le lavoratrici con disabilità al 74% o per coloro che assistono un familiare o per quelle donne licenziate o in aziende in crisi.